Colleghiamo in diretta con Matteo Parlato che sta davanti al Ministero dello Sviluppo Economico dove manifestano gli addetti alle energie rinnovabili che sono in sciopero contro il Piano Romagna. Allora Matteo, che cosa sta succedendo? Buongiorno, sì, sono qui di fronte al Ministero dello Sviluppo Economico che, come hai giustamente detto te, ora è presidiato da tutte le persone, gli addetti, diciamo, ai lavori, le rinnovabili, un settore che ha attraversato questo periodo di crisi, diciamo, senza particolari problemi, anzi è in continua crescita. E tutti gli operatori sono venuti qui per protestare perché vedono, diciamo, da questo nuovo provvedimento del governo minacciato i loro posti di lavoro in questo periodo economicamente particolarmente difficile. E proprio poco fa abbiamo sentito Ermete Rialà e sentiamo qualcosa ci ha dichiarato. La green economy è l'unica che sembra tirare in questo periodo di crisi, però ora il governo sembra, diciamo, voler fermare questo volano. È vero o è solo un'impressione? No, purtroppo l'effetto è drammatico. Il decreto Romani è stato un errore clamoroso, è andato a colpire un settore molto importante, un settore in cui lavorano circa 85.000 imprese, tantissimi occupati, molte di queste imprese sono giovani, sono innovative, sono un pezzo del nostro futuro. Il decreto Romani li ha feriti a morte. Questo provvedimento, che dovrebbero correggerlo, è del tutto insufficiente. Ora ho visto che il ministro Romani, dopo il passo indietro fatto sul nucleare, una scelta vecchia, sbagliata e costosa già prima di Fukushima, afferma di voler puntare sulle rinnovabili. Ma se vuole puntare sulle rinnovabili non deve pugnalare alla schiena, perché questa diminuzione dei contributi così drastica e delle misure francamente farraginose, non si può cambiare ogni mese il tipo di incentivo da dare. In questa maniera il finanziamento degli impianti diviene impossibile, rischiano di ferire un settore senza il quale il prodotto interno lordo italiano dell'anno scorso sarebbe stato negativo. Allora vedo inquadrato sempre Matteo Parlato con Bonelli. Allora raccontaci Matteo. Sì. Ci ha raggiunto Angelo Bonelli. Allora, Angelo Bonelli, il governo ha, diciamo, affermato a tempo indeterminato, non uno stop, ma un'attesa di giudizio per il nucleare, ma allo stesso tempo anche le energie rinnovabili hanno subito uno stop. Cos'è? Una pari opportunità fra i vari tipi di energie? No, è il blocco della modernizzazione del paese. Innanzitutto spieghiamo che il governo non ha fermato il nucleare, il governo si abroga, ma dopodiché nello stesso emendamento il governo dice che tra 12 mesi ne riparlerà e quindi reintrodurrà il nucleare, il tentativo proprio di non fare il referendum. Nel frattempo però Tremonti parla che le energie rinnovabili sono il futuro, però ammazzano le rinnovabili. Tutti questi lavoratori, che in Italia sono circa 120.000 nel settore delle rinnovabili, rischiano di vedere compromesso definitivamente il loro futuro. È un blocco alla modernizzazione, se pensiamo che la Germania invece allo stato attuale ha 5 volte più di potenza fotovoltaica installata, con circa 1 milione di persone che lavorano. È un'idiozia, una follia mettere in ginocchio un settore fondamentale come quello delle rinnovabili nel nostro paese. Ma lei sta, diciamo, velatamente dicendo che il governo spinge più per il nucleare che per le rinnovabili, che darebbero più lavoro? Il governo spinge per i grandi oligopoli che producono energia. Non è un caso che oggi contro le rinnovabili si sono schierati un pezzo consistente di Confindustria, l'Enel, perché oggi le rinnovabili danno un lavoro diffuso. Gli imprenditori che oggi sono rinnovabili sono la maggior parte giovani e crea un principio democratico. Le rinnovabili, fotovoltaiche in particolar modo, energia distribuita, diffusa, il sole è gratis, ci si possono fare affari e la ricchezza viene distribuita dai cittadini a differenza dei grandi oligopoli. E questo è il grande scontro politico, ma essenzialmente economico, e anche uno scontro di civiltà. Se vinciamo questa battaglia, l'Italia può avviare un processo di modernizzazione nel paese, essere in Europa, dare lavoro vero alle persone, e la mobilitazione oggi dei sindacati ne è una dimostrazione. Bene, grazie, e dal Ministero dello Sviluppo Economico vi restituisco la linea. Grazie a Matteo.